Fu l'ultima estate che passammo insieme. Aveva 5 anni appena. C'era un profumo in quelle mattinate passate sul terrazzo a leggere che nel ricordo mi pare fatto di mare e di vento. Isa, gli occhi chiari e lo sguardo terribilmente serio, scriveva sul suo quadernino allora. La tenda dilatava intorno a causa del vento, mentre la girandola, conficcata su un vaso, vorticava accanto ai gerani, producendo un ticchettio simile a quello della macchina da scrivere. Lei, allora, assorta a leggere, si perdeva nell'odore del mare. Continua Judith voltandosi verso la finestra spalancata come se guardasse dietro una tenda. Lì sotto, come una strana delizia, i suoi piedini, nudi e irreali, s'affacciavano accanto ai sandali abbandonati. La cosa più sorprendente, aggiunge ora, è che parlare attraverso quella tenda era sembrato entrambe necessario per capirci davvero. C'è sempre bisogno di qualcosa che ci separi per farci sentire vicini, continua Judith guardando di fronte a sé. Dare le spalle a mia sorella, insiste, mi aveva permesso di aprirle il cuore. Quella tenda da allora mi perseguita e i piedini di Isa tra i suoi sandali azzurri, prima nudi dietro la cortina, mi appaiono ora in sogno sempre nascosti.